amici telespettatori di Swiss World TV e Calcio.com, torniamo a un nuovo approfondimento sulla C Bellinzona. Torno con mister Max Cocomazzi, al quale do un caloroso benvenuto. Un caro saluto anch'io alla Swiss World TV e Calcio.com. Max, ricordiamo, lo scorso sabato 5 febbraio si è disputata allo stadio comunale l'amichevole tra la C Bellinzona e lo Young Boys Under 21, partita che è terminata 0-0. Io non sono potuto venire, ma tu comunque hai visto uno spezzone abbastanza importante di gara. Sì, devo dire che è stata una partita appunto di delle squadre di pari categoria, pari livello, e disputano entrambe lo stesso campionato, quindi hanno tratto, secondo me, spunti interessanti entrambe le squadre. Diciamo che l'avversario era un filo differente dalla settimana precedente, che era, ricordiamo, il Football Club Locarno, quindi una formazione di livello inferiore. Da quello che sono state un po' le opinioni anche degli addetti ai lavori, è sembrato un po' che comunque le squadre, entrambi le squadre, sia AC Bellinzona ma anche Young Boys, sono arrivate comunque al termine di una settimana che hanno avuto un carico di lavoro, direi, molto importante. Sì, si è potuto notare quasi tutta la partita, diciamo che il loro carico di lavoro sulle gambe ce l'avevano i giocatori. E prova ne sia che proprio grandissime occasioni non ci sono state da entrambe le parti, non è stato un gioco, chiamiamolo, movimentato, ecco. Ricordiamo, adesso sabato la C Bellinzona disputerà sempre al comunale l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato contro il Mendrisio. Ovviamente stiamo parlando di un avversario di livello inferiore, ma tutto sommato stiamo parlando di un test che può essere molto attendibile. Sì, esattamente, anche perché il Mendrisio è una squadra tendenzialmente composta anche da giovani, quindi avranno sicuramente una spinta in più. Anche il Bellinzona, diciamo, ormai è nella fase finale o conclusiva di questo carico di lavoro in preparazione al campionato, quindi si potrà vedere sicuramente qualcosa molto più simile, o mettiamola così, molto più vicina a quello che sarà la realtà del campionato. Bene, amici telespettatori, continuiamo il nostro approfondimento. Ringraziamo Max Cocomazzi e ci vediamo alla prossima. Grazie, mister. Ciao, a presto. Bene, amici telespettatori, torniamo a parlare del Bellinzona. Abbiamo il piacere di avere qua il neo acquisto Salah Aziz Binoz. Peraltro ti ritrovo dopo tanto tempo. Ricordo che ti avevo intervistato quando eri un giovane del Team Ticino. Sì, piacere e buongiorno a tutti. Ricordiamo, per te un ritorno in Ticino. Tu sei cresciuto nel Team Ticino, poi hai avuto possibilità di esordire anche in Super League con Lugano, poi hai un po' girovagato tra Lucerna, Criens e anche Zurigo. Com'è ritornare in Ticino? Ma è una bella sensazione, comunque la mia famiglia è qui, i miei amici sono qui, quindi sicuramente mi farà bene stare un attimo qua dopo l'infortunio comunque grave, di ritrovare belle sensazioni e un ambiente fuori dal campo molto importante, ecco. Beh, com'è stato l'impatto con Bellinzona? Un ambiente molto motivato, soprattutto una società che vuole puntare in alto e si spera tornare in Challenge League. Mi sono trovato subito bene, comunque giocatori di un certo calibro, sulla carta siamo molto più una squadra di Challenge League che di Promotion League, e il livello è alto, resta una Promotion League. Beh, ricordiamo, lo scorso sabato hai esordito con la maglia granata, hai disputato il secondo tempo contro Young Boys. È stato comunque un bel test, perché diciamo che l'avversario era comunque di ottimo livello. Sì, è stata una bella partita. Comunque ricordiamo che diversi di noi sono appena arrivati, io ho fatto un allenamento e sono subito entrato in partita, quindi avrò ancora bisogno di un attimo per trovare il feeling con i compagni, con il campionato, però è stata una bella prova e posso dire che di essere contento del mio esordio. Beh, a questo punto lo possiamo dire, un obiettivo tuo personale per questa stagione? Vincere il campionato e fare più gol possibili.